Ciao a tutti e benvenuti nell'angolo My Car. Ma non soltanto, questo video lo inserirò anche nell'angolo High Tech, per ovvi motivi che poi vedrete. Da qualche tempo, non so se ci avete fatto caso, presento oggetti per l'auto che oltre ad essere high tech sono quasi indispensabili. Due jump starter che vi permetteranno di non rimanere mai a piedi per colpa della vostra batteria, vostra. E oggi ho deciso di mostrarvi un sistema di monitoraggio della pressione dei nostri pneumatici. Che detto così sembra una cosa incredibile, qualcosa di spaziale, ma vi assicuro che è una cosa molto molto semplice, però allo stesso tempo molto utile, soprattutto per chi i sensori non li ha, ma poi andremo a vedere meglio. Prendiamo l'oggetto e zac! In giro lo troviamo con nomi anche più semplici, diciamo semplificati, sarebbero i TPMS, che poi alla fine sono Tire Pressure Monitoring System. Questo sistema è quello della Car Rover e non vedo l'ora di aprirlo, anzi apriamolo. Chiederei il taglierozzo, ma penso che non ce ne sarà bisogno, quindi si parte. Oh! Ed ecco qua all'interno cosa troviamo. Ora vi faccio vedere prima tutto e poi vi spiego bene. Sono molto felice perché all'interno c'è il velluto. E quel materiale è vellutato terribile che io purtroppo non sopporto. Sono tipo allergico. Ed è molto bello perché adesso ci vorrà tipo la magia per riuscire a togliere queste cose. Perché io tipo avrei dei problemi persino di abbassamento di voce a toccarlo. Quindi la magia di Hollywood. Troviamo il nostro display. Non uno, non due e nemmeno tre. Ma bensì quattro sensori esterni. Direi anche ovviamente perché le nostre auto hanno quattro ruote. Sì. Uno strumento per l'apertura del coperchio dei sensori. Una chiavetta in metallo con dei dadi. Un manuale di utilizzo e installazione. E questo è il libretto, cercherò di essere abbastanza schematico, non sto a spiegarvi ogni minimo dettaglio, tanto poi lo vedremo in auto. In pratica cosa fa questo sistema? Molto semplicemente, nel display verrà visualizzata la pressione dei nostri pneumatici. Potremmo scegliere se bar o PSI, o PSI chiamatelo come vi pare, la stessa roba. Ci darà anche la temperatura, come vedete, vabbè, in questa raffigurazione sono tutti e quattro 28 gradi. Sulle temperature prendetele con le pinze perché sicuramente il sensore non so quanto possa essere preciso, su questo non metto parola, però intanto ce lo dà. Farà anche da voltmetro, quindi ci dirà il voltaggio della nostra batteria per sapere se è sana o se sta per morire, cosa molto carina che io già avevo nell'auto e questo andrà a sostituire quel sistema. C'è anche raffigurata una macchinina con i quattro pneumatici, tutto quanto comunque interattivo, nel senso che si potrà accendere una spia perché ci dirà, che ne so, pneumatico sinistro anteriore sta perdendo pressione, qua ci dirà la pressione come vogliamo noi, insomma è molto carino come sistema. Avremo anche la possibilità, come vedete qua, di avere degli allarmi. Come vedete in questa raffigurazione abbiamo tre pneumatici con 2.8 bar, vabbè facciamo finta, e con temperature comunque tutti e quattro uguali, quindi 28 gradi a pneumatico, ma il posteriore sinistro in questo caso è arrivato a 2. Avendo messo l'allarme che magari ce lo segnala arrivato a 2 o magari a 2.1, 2.3, poi dipenderà da quanti bar andremo a gonfiare la ruota e quindi l'abbassamento sarà a livello dei bar che abbiamo, perché io per esempio sulla mia tengo 2.2 se non sbaglio, quindi magari lo metterò anch'io a 2 e nel caso di un abbassamento ci avviserà anche con un segnale acustico, oltre che visivo, perché insomma vedremo la, in questo caso, ruota posteriore sinistra che ha qualche problema. Volendo potremmo anche impostare un avviso acustico in caso di aumento dei bar o un avviso acustico magari per la temperatura, beh in questo caso qua si parla di 78 gradi che non è niente male. Un altro allarme è quello della batteria scarica dei sensori, ci dirà anche quale dei quattro sensori alla batteria scarica, ci avviserà appunto anche col, oltre che visivo, anche col segnale acustico, ed è una cosa molto molto carina. E poi avremo quello di not work, quindi che non sta lavorando e quindi c'è qualcosa che non va, appunto in questo caso sempre la ruota posteriore sinistra, ha dei problemi sta ruota, lavorerà tra 1 e 5 bar, più che sufficienti per le nostre autovetture. In caso di cambio del sensore potremmo anche andare a registrarne uno nuovo, quindi si potrà acquistare solo un sensore, perché non ha senso riacquistare tutto il kit. Acquisteremo solo il sensore che si è rotto, che non funziona più o che ci hanno rubato, speriamo di no, spero proprio di no, così per tornare attivi. Sul display non c'è molto da dire, se non che nella parte superiore ci sono due tasti, nella parte destra avremo una porta USB che è molto comoda magari da utilizzare col cavo del cellulare per metterlo sotto carica o cose di questo tipo. La parte di sotto e quella a sinistra sono pulite.
Ve lo dico già da subito, fate molta attenzione alla presa USB, perché? Perché se la vostra auto magari ha la presa accendisigari più verso destra e quindi qua magari ci sarà un pezzo di plastica, magari sono di quelle un po' incassate, la vostra USB andrà a farsi benedire. Sì, si potrà girare, però i dati saranno tutti sotto sopra e non ha molto senso. Nel mio caso, nella Renault Clio 4, la presa accendisigari è molto a sinistra, qui ci sarà un pezzo di plastica e di qua avremo un po' di spazio appunto per, se vogliamo, inserire un cavo o roba di questo tipo. Qua vediamo una chiavetta, dei mini dadini, nonché un O-ring. Iniziamo col dire che questi dadini e la chiavetta servono per un fissaggio più sicuro. Metteremo prima il dadino e lo inseriremo nella valvola fino in fondo, o comunque più in fondo che possiamo. Poi avviteremo questo alla nostra valvola dell'auto. Una volta avvitato il sensore, sviteremo in pratica il dado per far sì che si serri il classico dado contro dado. Avete presente che due dadi insieme serrati uno opposto all'altro fanno sì che non si possa svitare facilmente. Per fare questo ovviamente avremo anche bisogno della sua chiavetta apposta, che si separa in questa maniera. Terremo fermo il sensore e con la chiavetta andremo a fare il lavoro inverso finché sarà abbastanza duro, non esagerate. Così facendo, se qualche simpatico malintenzionato vorrà fregarceli a mano nuda o comunque senza l'arnesino eccetera eccetera eccetera, sarà fregato. Poi ovviamente se ci prendono di mira a tutti i costi, vogliono fotterceli, beh, non ci sarà santo che tenga, voglio dire, alla fine. Altra cosa che potrà servirci, ma dopo molto tempo, sarà il cambio della batteria, perché abbiamo una batteria all'interno di ognuno di questi sensori, ma è una batteria molto particolare. A confronto di molti altri sistemi molto simili a questo, ci garantisce, e speriamo, 5 anni di utilizzo. E per un'auto 5 anni va già più che bene. Avremo modo anche di cambiare i copertoni, quindi svitarli eccetera eccetera. La batteria la sostituiremo proprio con tutta tranquillità. Ecco, abbiamo questo aggeggio che da una parte ha una specie di dentinatura tipo un ingranaggio e dall'altra idem, però fatta in modo diverso. Si aprirà in questa maniera e ci darà così la possibilità di smontare il nostro sensore. Come vedete, in questa zona c'è tipo un dentino, noi dovremo solo far così e alzarlo. Una volta alzato, questo lo mettiamo da parte, poi cerchiamo di ingranarlo con questo strumento, ecco fatto come vedete, e svitiamo. Ed ecco qua, abbiamo tolto il tappino e questo è l'interno del nostro sensore. C'è una batteria, c'è un O-ring che permetterà al sensore di non riempirsi d'acqua appunto prendendo pozzanghero quando piove, insomma. Come vedete, scostando leggermente la batteria ci dice che dovremmo utilizzare le CR1632 e rimontiamolo. Per fare questa operazione vi avviso, state un po' attenti al filetto, perché essendo plastica con plastica tenderà a prendere una direzione un po' particolare. Se vedete che è duro da girare già da subito, vuol dire che non l'avete messo bene, quindi riprovate finché comunque entra agevolmente. Come vedete, in questo caso è entrato preciso, ovviamente adesso sarà bel po' più difficile da girare, ma appunto riutilizzeremo questo bell'oggettino e l'abbiamo portato come in origine. Prima di andare a vedere l'installazione ci tengo a dire due parole. Magari qualcuno si sta chiedendo, sì, ma la mia auto, come anche nel mio caso, è già dotata di sensori, che siano all'ABS, che siano sensori come questi all'interno del pneumatico, robe di questo tipo, ma comunque molti già li hanno. Ma la differenza sostanziale tra questo sistema e quelli delle auto più tradizionali, nel mio caso, parlo per la mia Renault Clio 4, anche se il computer di bordo mi darà sicuramente degli allarmi in caso il copertone perda o cose di questo tipo, intanto non mi dice quale dei quattro copertoni ha una perdita, quindi dovrò andare a scoprire io se è visibile, se no mettermi lì, svitare tutti e quattro i coprivalvola, mettermi lì con la pistoletta del compressore, perdita di tempo. E con questo sistema questo non accade, perché sapremo benissimo qual è la ruota che perde oppure che è scesa semplicemente un po' di pressione. In più, come sapete, girare con le ruote mezze sgonfie non fa bene neanche al copertone, e quindi quello che voglio dire è che non è detto che solo perché avete già i sensori potreste fare a meno di questo sistema, perché io questo sistema appunto l'ho acquistato pur avendo i sensori della casa madre. Perché? Perché non mi dicono una mazza, non mi dicono i bar, la temperatura, copertoni, vabbè, questa è un'altra cosa, non è che li ho acquistati per questo. Però visto che c'è, buttiamocelo via. Nell'insieme trovo che un sistema come questo sia molto molto più preciso e tutto sommato anche più pratico che quello della casa madre. Quindi per tutti quelli che sono interessati a potenziare quello che sono i sensori della propria auto, perché no? Secondo me ci sta tutto. Per chi
nel computer di bordo ha già tutte e quattro le pressioni dei pneumatici, beh, allora in questo caso è inutile acquistarli, questo è ovvio. Altra cosa che mi ha spinto verso questo acquisto, piuttosto di altri, ce n'è veramente un miliardo su qualsiasi sito, su Amazon, su eBay, dappertutto, e la facilità di installazione. E non è una questione di sensori, perché questi più o meno sono molto simili per quasi tutti i modelli, ma per l'installazione della strumentazione, perché molti avevano o una presa USB, quindi bisognava andare a cercarsi una USB in auto, ed è un po' scomodo e poi anche antiestetico vedere cavi che girano per l'auto, oppure erano di quelli che si caricano, quindi bisognerà portarselo in casa, caricarlo, riportarselo in auto, e anche questo secondo me come comodità non ci siamo. Qualcuno potrebbe anche dire: sì, me lo carico in auto, però allora tanto vale, ho un cavo che mi gira per l'auto, che se poi ho bisogno di caricarci anche un cellulare abbiamo due cavi e non ne usciamo più vivi. In questo caso tutta la struttura, quindi tutta l'apparecchiatura, si racchiude qua. Noi inseriremo questo nell'accendisigari ed è finito, zero cavi, zero problemi, e in più una USB in uscita. Sicuramente avrà un amperaggio basso, immagino tra l'1 e i 2 ampere, ma va bene, alla fine in viaggio ci può comunque essere molto utile. Ed eccoci qua all'installazione. Scusate, come al solito, i miei guanti, anche questa volta non ho trovato niente di meglio. Più che altro sono di tipo 10 taglie meno della mia ed è un po' un casino lavoricchiare con questi guanti. Faccio fatica a chiudere le mani. Comunque, andiamo a togliere il tappo coprivalvola, lo svitiamo. Prendiamo uno straccio che poi butteremo sicuramente, in casa mia non mancano mai, come vedete, cose molto molto belle, raffinate. Quando una cosa diventa un po' logora o vecchiotta in casa, diventa uno straccio immediatamente. Credo che capiterà anche a voi. Puliamo un po' il filetto della valvola, gonfiamo le gomme per portarle in bolla. Vi consiglio di fare un'operazione che è veramente molto molto importante, non viene scritta da nessuna parte, ma per esperienza personale, e penso anche che molti di voi già lo sanno e hanno avuto problemi, quando si mettono valvoline, soprattutto con il filetto in alluminio, sul lottone succede un po' di tutto, perché poi si vanno a saldare, si bloccheranno e sarà un bel casino. Dovrete andare da un gommista, andarvi a far sostituire la valvola, un casino incredibile. Io vi consiglio, in questo caso, come vedete, dentro questo tappo ho già messo dell'olio, è un olio classico d'auto, il vecchio Agip 1540, ma non importa, io ho usato questo perché era un olio che ho nell'officina, diciamo. Voi potete utilizzare tranquillamente l'olio della vostra auto, tanto penso che quasi tutti voi abbiate una latta del vostro olio motore per fare dei rabocchi magari, e se non lo avete, vabbè, chiedete a chiunque abbia un goccio d'olio qualsiasi, non importa. Come vedete non è un olio speciale, è un olio qualsiasi, questo è anche abbastanza denso, ne metto un po' su questo straccio, giusto sulla punta, non ne serve una quantità incredibile, anzi deve essere proprio un filo, e lo andiamo a mettere sul filetto. Vi potrei dire di usare anche del grasso, ma è già un po' più un casino poi gestirlo, perché comunque potrebbe essere che vi va poi sulla testa della valvola, insomma lasciamo perdere, direi che con l'olio già basta e avanza. Ora andiamo a mettere il dadino. Io lo porto più in fondo possibile, perché non so in realtà quanto il sensore andrà in fondo. Visto che io inizio dalla ruota anteriore sinistra, ho preso l'A, che sarebbe front left, quindi anteriore sinistro, appunto. Stringete abbastanza senza esagerare tanto. Portiamo il dadino verso il sensore. Così, quindi andrà a fare dado contro dado. Per l'ultima stretta utilizzeremo questo accessorio che ci viene dato appunto per questa operazione. Lo inseriremo in questa maniera. Così, finito. Ripetiamo ovviamente la procedura su tutte e quattro le ruote. Mettiamo il monitor nella presa accendisigari, così poi ce la regoliamo meglio dopo. Una volta raggiunti i 20 km orari ci darà la pressione esatta dei nostri sensori. Il voltmetro ci dice che siamo a 14,7 V. In questo momento la ruota più calda è la posteriore sinistra con ben 12 gradi, attenzione, potrebbe saltare in aria. Col primo tasto potremmo andare ad agire sulle unità di misura, quindi da bar a PSI e da centigradi a Fahrenheit. Sul minimo e il massimo per ogni copertone. E direi che lascio tutto così com'è. Come vedete anche i segnali acustici ve li ho fatti sentire, e direi che questo è quanto. Possiamo tornare alla base, felici e contenti. E alla solita domanda, ce lo consigli Dark? Direi assolutamente sì. È una cosa molto molto carina, è anche un po' un gadget, dà quella sensazione di alta tecnologia in auto che male non fa.
ed ha anche un'utilità anche perché sapere quale dei nostri pneumatici ha bisogno di una gonfiata, oppure nel peggiore dei casi sapere che stiamo perdendo veramente un sacco di pressione tutta insieme in unico pneumatico, ci permetterà comunque di viaggiare più sicuri, stare più tranquilli, e credo che sia rivolto anche per chi non fa per forza 100.000 km all'anno. Va benissimo anche per chi ne fa molti meno, anche perché per rovinare il copertone non è che ci vuole molto. In più la mia scelta è stata per un sistema molto molto rapido, veloce, intuitivo e funzionale. E come ben sapete tutti i link sono qua sotto in descrizione, se lo volete acquistare il link è qua sotto. Se volete mettere un mi piace alla mia pagina Facebook o aggiungermi agli amici sempre di Facebook, anche quei link sono qua sotto in descrizione. E se volete anche venirmi a trovare o su Twitter o su Instagram, anche questo è tutto qua sotto in descrizione. Quindi un salutone grande e alla prossima, ciao belli!